In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Ma parallelo quello che 42 lei su ha Airtable. tratteggiato è stato un capitolo ben definito della mia vita professionale, che mi ha dato la possibilità soprattutto di vedere il mondo. Io direi che questo è stato il valore maggiore. Vedere il mondo non vuol dire andare a Rio de Janeiro sdraiato su una spiaggia, ma vuol dire capire le problematiche. Quando insegnavo a Rio de Janeiro, avevo una classe di ragazzi e ragazze, molti di quali venivano da realtà molto povere, che mi raccontavano. Per me era più interessante quello che loro raccontavano a me di quel che potevo dire io a loro. Siamo E usciti quindi. dalla medicina omeopatica perché non avevamo la forza di combattere la medicina tradizionale, la medicina di sintesi. L'OMS in realtà nasconde anche tanti interessi diversi, ecco, diciamo così. E purtroppo ci sono tanti paesi a cui fa anche comodo appoggiarsi a questi indirizzi che dà l'OMS. Noi abbiamo poi scelto di rimanere nel nostro core business, come si dice, perché riteniamo di avere più argomenti, più seguire di più il benessere delle Ma persone. Noi l'invidia, boh, penso che sia una delle più grandi perdite di tempo che l'uomo possa conoscere. Invidiare il prossimo, è pure molto, molto gettonata, molto, perché è facile l'invidia. Stai seduto su una sedia e invidi il mondo. Cioè non fai niente, invidi quelli che fanno. Poveretti, c'è tanta gente che ha vissuto tutta la vita così, malamente, perché poi è orribile invidiare. Vivere di invidia è una delle cose più ti rende gretto, ti rende paranoico, ti rende proprio il peggio dell'umanità, però è molto diffusa. È una malattia, tra virgolette, individuale che però si trasmette facilmente come virus. e Franco Basaglia quindi diceva non bisogna vincere, ma bisogna convincere. Credo che questa sia una grande cosa. Qualsiasi cosa tu faccia, di cui sei appassionato, in cui credi, tu devi convincere il l'industria, prossimo. soprattutto piemontese, è molto preoccupata perché non è il Piemonte, non è l'Italia, non è l'Europa, ma è il mondo che è quasi fermo. Perché a parte la Cina, il resto dell'America è ancora da vedere se riuscirà rapidamente a recuperare, ma l'India e l'Europa, la Germania, perciò c'è molta preoccupazione per il futuro. Secondo me, desiderio inespresso è di capire come sarà la nostra società quando sarà finito, perché se torniamo a quelli di prima, noi paghiamo gli errori, noi italiani, gli errori del passato, di chi c'è stato prima di noi e che ha supportato questa società mafiosa, corrotta, di furbastri, e dovremmo fare uno sforzo tutti di migliorarci. Poi Non io so credo che come, perché in questi frangenti,
la buona educazione ci imponga a chi ci governa una parola molto semplice, che è scusateci. Chiedere scusa è un'opzione di grande umiltà e di grande intelligenza. Non ho mai sentito un ministro chiedere scusa di niente. Allora non ho fiducia. Io ho conosciuto persone grandissime che hanno chiesto scusa. Anche quando non c'era neanche tanto bisogno di chiedere scusa, me l'hanno chiesta. E io ho avuto la fortuna di ascoltare quel verbo. E allora lì sì che c'è la premessa per qualcosa di nuovo e di migliore. Ma se nessuno ritiene di avere sbagliato niente, se va bene tutto così, copre l'imbecillità. Ecco. Va bene, chiudiamo qui. È giusto. Abbiamo capito. È giusto. Ho preso vuoto anche del pensiero, il rumore. Bene, grazie. In Contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.